Allora, sono finiti i lavori della tavola rotonda dei Corsari e rifondare la politica, e qui abbiamo appunto due colonne del soggetto, diciamo, iniziale, associativo di cultura politica, che era il cantiere, Carlo Pirtinsofer e Pierpaolo Signeri. Ecco, come sono andati i lavori e come sta andando appunto questa evoluzione del cantiere? È andata benissimo, è stata una tavola rotonda ricca di spunti, di elementi, di analisi. La cosa bella è che eravamo tutti diversi, come sempre, c'era qualcuno che era più cattolico, altro più laico, un altro socialista, un altro liberale, un altro più conservatore, un altro più riformatore, e questa diversità messa insieme nella possibilità di un campo altro, il concetto di alterità, che il cantiere ha sviluppato facendo proprio in quella logica far emergere questo, diciamo, questa ispirazione letteraria dei Corsari. Poetica, abbiamo anche detto. Poetica. Tanto è vero che negli interventi che noi abbiamo fatto abbiamo detto pure delle cose diverse, che tutti ancora insistono, no, sul concetto di società liquida, di Bama. Invece noi abbiamo detto no, noi siamo andati oltre. Noi siamo andati oltre, questa è una società gassosa, e alla quale può essere l'intervento ex cantiere e adesso Corsari, quello di trovare una soluzione chimica che consenta al gas di solidificarsi e quindi di trovare qualcosa di concreto. E questa è una bella sfida, no? Certo, e per fare questo sicuramente serviranno ponti, serviranno incontri, servirà dialogo, servirà la possibilità di riacquistare la capacità della conversazione, la ricostruzione dei termini, della parola, e la possibilità anche di ricollegare la politica con le persone, perché ormai, guardiamoci chiaro, quello che succede nel palazzo non possiamo neanche più definirlo politica, ecco, ritornare alla parola, no? E quello, comunque, la reazione di rabbia dei cittadini in realtà manda un segnale chiaro alla politica. Ma dove sta oggi la politica? Ecco, forse stava intorno a questo tavolo dei Corsari. Questo tavolo stava, Pierpaolo, lo ricordiamo, intorno a un libro che noi abbiamo pubblicato, certo, sul web, che si chiama Il filo di Sofia, certo, che il sottotitolo era L'arte della politica per vivere meglio, sì, c'è qualche indicazione sul perché oggi il cittadino è così infelice, e noi lì abbiamo indicato alcune cose. Ecco, riprendiamo quel discorso là. Poi si è parlato anche di Marco Pannella, lo dico per telespettatori, per il TV, si è fatto riferimento a Giacchetti, alla fantasia come necessità. La fantasia come necessità, ma soprattutto al discorso del 73 in occasione della prefazione, diciamo, del libro underground. Il libro underground, cui lui già da allora nel 73, ma vi rendete conto che questo stava avanti, no? 50 anni avanti a tutti, in cui già allora, un po' scherzando, lui poi dice tutta sta cosa sul fascismo, dice allora il fascista pure rumore, sono fascisti tutti, e poi diceva un po' alla romana, ma chi sono sti fascisti? Cioè io no, questo era geniale, perché ha avuto, diciamo, il privilegio di conoscere, ma chi sono sti fascisti? E questi ci hanno perso tempo, ci hanno perso le elezioni. Secondo me quel discorso lì è, a volte è il grande manifesto radicale, ma molto pasolignano. Molto, a me lui lo cita, lo stesso discorso, la stessa prefazione, lui cita Pasolini, e quindi lui cita l'alto concetto borghese, per differenza col piccolo concetto borghese, usa il termine borghesaccio, esatto. Io sono un vecchio borghesaccio, esatto, abruzzese. Quindi ecco, abbiamo parlato anche di Einaudi. Diciamo dove si può trovare l'audio di questo incontro. L'audio, vabbè, su Radio Radicale è stata fatta la ripresa in audio video integrale, audio video integrale, quindi già si può andare sul sito di Radio Radicale e ascoltare quello che è accaduto con grande interesse. Secondo me è un altro ulteriore passo dopo il cantiere per andare in quella direzione che è quella del galeone, del veliero, sì, corsato, del mare aperto. Sì, del ritrovarsi su uno strumento, in questo caso è il galeone, che riunisce elementi diversi, persone diverse, diverse idee, diversi ideali, che l'ideale è frutto delle idee, non il contrario, come spesso molti sostengono. E poi con un esercizio difficile, quello di proporre, di la capire, proposizione. Perché è ovvio che dire no, distruggo qua, faccio... O fare solo fotografie. O fare fotografie autoreferenziali ci vuole poco, ma mettersi insieme,
insieme a Enzo Di Nuoscio, Corrado Cone, altri e altri che recupereremo, dai, che vediamo l'impegno di recuperare tutti i cantieristi. I cantieristi perché salgano su Galeone Corsario. Esatto, è un'evoluzione.